Buonasera, grazie. Grazie per l'invito. Intanto io parlerò in italiano perché il mio vocabolario francese ha solo 50 termini e forse non bastano. Ringrazio quindi il professore che così gentilmente mi tradurrà. Cercherò di esprimermi attraverso frasi brevi, aiutandomi con le immagini. Donc je chercherai à m'exprimer de manière brève en m'appuyant sur les images. Questa immagine che vedete si riferisce a un diario di viaggio di Martin Heidegger che nel 1962 compie un viaggio in Grecia, un viaggio per ricordare il compleanno della moglie. E Heidegger traversa tutto via mare il tragitto tra l'Italia e la Grecia e poi comincia ad accostarsi alla costa greca. Ce dessin se réfère au carnet de voyage de Martin Heidegger à l'occasion de l'anniversaire de sa femme. Et il vient en bateau d'Italie et ce moment est celui où il accoste en Grèce. Che cosa cerca Heidegger? Cerca quello che lui definisce l'elemento greco. Il est à la recherche de ce qu'il définit comme l'élément grec. L'elemento greco è quella cosa che contiene tutta l'arte, tutta la letteratura, la poesia, il teatro, insomma, la sostanza dell'Occidente. Et cet élément grec, pour lui, c'est ce qui contient tout l'art, toute la littérature, tout le théâtre, et en somme, toute la substance de l'Occident. Ma Heidegger è completamente deluso, a partire da Atene, dove visita il Partenone, fino a tutte le altre tappe delle città greche. Le problème, c'est qu'il va être extrêmement déçu à chaque étape de son voyage, en commençant par Athènes, le Parthénon, et chacune de ses visites dans les cités grecques. Finché arriva in questo luogo che vedete raffigurato. Adelo, e lì al centro del cerchio di isole trova l'elemento greco. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment que vous avez vu sur la carte, sur l'île de Délos, et c'est là, à ce moment, qu'il découvre l'élément grec. Lì trova ciò che la società del Novecento ha completamente perduto. Et il y trouve ce que la société du XXe siècle a complètement perdu. Sono passati 60 anni dal momento in cui Heidegger ha compiuto questo viaggio. Et ça fait maintenant 60 ans que Heidegger a fait ce voyage. E il nostro problema è diventato molto più grande, molto più esteso. Et notre problème est devenu entre-temps encore plus grand, encore plus étendu. Dunque io parlerò dall'Italia di questo problema. Et moi je vais vous parler depuis l'Italie de ce problème. Questa immagine è dovuta a Luigi Ghirri, il più grande fotografo italiano del Novecento. C'est une photo de Luigi Ghirri, le plus grand photographe italien du XXe siècle. Vi mostra i monumenti italiani ricostruiti in un villaggio per bambini, un villaggio di giochi a Rimini. Et on y voit à Rimini une Italie reconstruite sous forme de village de jeux pour enfants. Come vedete, le distanze tra le cose sono completamente cambiate. Et comme vous pouvez le constater, la distance entre les choses sont complètement altérées. In verità, nella storia dell'Occidente, forse è utile ricordarsi che esiste una grande analogia tra due elementi dell'architettura, il basamento
et il tumulo. Il faut rappeler que dans l'histoire de l'Occident, il y a une grande analogie entre deux éléments fondamentaux, les fondations et le tumulus. Il basamento dunque e il tumulo. Il basamento è ciò che sta sulla terra alla base del tempio. Quindi è l'elemento fondamentale e determinante per rappresentare una civiltà o l'uomo che la rappresenta. Le fondement, c'est ce qu'il y a à la base du temple et c'est un élément essentiel pour se représenter les fondements même de la civilisation. Ma quando questa civiltà finisce, o finisce la vicenda dell'uomo che l'ha sostenuta, che l'ha interpretata, il basamento lentamente si scompone. Mais quand la civilisation prend fin, ou quand prend fin l'aventure humaine dans la civilisation, ses fondements se décomposent. A quel punto nasce il tumulo, che è un basamento che non sostiene nulla. Et c'est là que naît le tumulus, je dirais, c'est-à-dire un fondement qui ne soutient plus rien. Però contiene il corpo dell'uomo. Mais qui contient le corps de l'homme. Qui vedete come Beato Angelico rappresenta questa questione, mostrandoci nel suo giudizio universale questo elemento che è a metà tra il basamento e il tumulo. Et là, vous voyez dans ce jugement universel de Beato Angelico une représentation, justement, qui montre cet élément entre le fondement et le tumulus. Beato Angelico non ci dice esattamente cosa sia questa cosa. Divide il bene dal male, ma non ci spiega che cosa avviene lì al centro. Il nous montre cet élément qui divise, qui sépare le bien et du mal. Mais il ne nous dit rien sur la nature de cet élément et il n'y a pas d'explication sur sa fonction. La vérité est que la storia dell'Occidente e la storia della civiltà architettonica dell'Occidente è basata sulla morte. La vérité, c'est que l'histoire de la civilisation occidentale et l'histoire de l'architecture sont fondées sur la mort. Et sulla consapevolezza della morte, la civiltà occidentale ha costruito tutte le cose che compongono la sua architettura e la sua città. Et c'est sur cette conscience de la mort que la civilisation occidentale a construit son architecture. Questo naturalmente non significa molto di più di quanto abbiamo già visto. Vale a dire, non significa che la morte debba essere protagonista. Ça veut pas forcément dire beaucoup plus de choses que ce qu'on a dit là. Ça veut pas dire forcément que la mort doit être protagoniste de cette histoire. Gli architetti del movimento moderno avevano capito bene questa questione. Et les architectes du mouvement moderne avaient bien compris cette question. Pensate a Loos, questa è la sua tomba. Que l'on pense à Loos, dont on voit la tombe. Loos che poneva il basamento di fatto come elemento fondativo di tutte le sue architetture più interessanti. Io ho perso il nome che... Mies van der Rohe. E se on pense à Mies van der Rohe, il y avait aussi le fondement là comme base de toute sa conception. Questa è la sua tomba. Ecco, ora vi mostro una sequenza di immagini che cercano di rappresentarvi come questo tema, quindi, della riproduzione tra vita e morte della civiltà occidentale,
possa essere riportata alla nostra realtà. Et voici par cette séquence d'images une manière de ramener à notre réalité ce rapport entre la vie et la mort. Queste immagini riguardano il paesaggio italiano, un paesaggio in cui, se voi camminate e date un calcio a un sasso, scoprite probabilmente le ossa di un uomo che è vissuto 5 secoli prima. Tout cela se rapporte au paysage italien et qui est fait de lieux dans lesquels, si vous donnez un coup de pied dans une pierre, vous avez toute chance de découvrir les restes d'un humain qui a vécu des siècles auparavant. Ecco dunque che vi mostro una sequenza di immagini che possono assomigliare a lastre di un laboratorio medico. Et je vous montre une séquence d'images qui pourrait sembler tirée d'un laboratoire médical. Qui vedete in questa prima immagine l'impianto del castello di Novara, che è una città italiana del Piemonte. D'abord, vedete l'impianto romano dove si notano semplicemente il castrum e una torre. D'abord, c'est sur le château de Novara. Vous voyez ici la base romaine. Se poi questa immagine si riporta a qualche anno dopo, ci rendiamo conto di come questo corpo comincia a crescere. Et on voit ensuite, passant les années, ce corps croître. E poi, se arriviamo un po' più avanti, quando si scopre la polvere da sparo, ci accorgiamo che questo corpo cambia ancora, si aggiungono nuove mura. Et ensuite, dans le contexte de la découverte de la poudre, ce corps, on ajoute d'autres murs. Dunque, la struttura ossea del corpo di questo castrum continua a mutare. Et la structure osseuse de ce castrum continue de muter. Finché arriva l'Ottocento. Jusqu'au 19e siècle. Et non è più necessario il castrum. Où le castrum n'est plus nécessaire. Diventa un carcere. Et devient une prison. Et allora lo scheletro cambia ancora. Et le squelette change encore. Queste sono le immagini, le prime immagini di un lavoro che ho portato avanti lungo 15 anni. Et voici les images d'un travail que j'ai fait durant 15 ans. Che riguardano il restauro e la ricostruzione di questo castello che è posto proprio al centro della città di Novara. Au sujet de la restauration de ce château qui se trouve au centre de la ville de Novara. Abbiamo trovato decine di corpi. On a trouvé des dizaines de corps. Decine di corpi di soldati, di donne, di bambini. De soldats, de femmes, d'enfants. La vicenda dell'architettura era assolutamente analoga alla vicenda dei corpi che essa conteneva. Et l'histoire de ou l'évolution de l'architecture était tout à fait parallèle à celle des corps que celle-ci contenait. Ecco com'era il castello di Novara quando ci siamo avvicinati al suo corpo. Voici l'état initial quand nous nous sommes approchés de ce corps. Non c'era quasi più nulla. Là vedete la città con la meravigliosa cupola di Alessandro Antonelli. Et vous voyez derrière la ville avec la coupole merveilleuse d'Antonelli, mais vous voyez que du château ne restait presque rien. Una rocca degli Sforza e dei Visconti praticamente distrutta. Une place forte des Sforza e dei Visconti presque entièrement détruite. Allora abbiamo cominciato un lavoro di scavo, un lavoro che è stato assolutamente analogo a quello di progetto. Et on a commencé un travail de fouille, un travail qui était tout à fait analogue au travail de projet. E lì scavando abbiamo trovato questa cosa che vedete. Et là, en creusant, on a trouvé ce que vous voyez là.
ecco il castello. Nella parte destra vedete la zona che appena avete osservato in fotografia. Et donc voici le château et sur la droite vous voyez la partie que vous venez de voir en photo. Di questo abbiamo ricostruito completamente il corpo di destra. Et on a reconstruit complètement le corps de droite. Abbiamo ricostruito la torre centrale che non esisteva più ed era nascosta sotto le macerie. On a aussi reconstruit la tour centrale qui n'existait plus du tout et qui était cachée sous les gravats. E abbiamo ricostruito la torre di sinistra. Et on a aussi reconstruit la tour de gauche. Vedete a destra quella grande linea nera nell'interno. Et vous voyez à droite cette grande ligne droite à l'intérieur? Questo è la spina dorsale di tutto l'intervento. C'est la colonne vertébrale de toute notre intervention. A quella spina romana ci siamo appoggiati per costruire il nuovo. Et on s'est appuyé sur cette colonne vertébrale romaine pour reconstruire le nouveau. Ecco come questa spina diventa l'elemento centrale che sostiene completamente la ricostruzione del lato a destra. Voici comment cette colonne vertébrale soutient littéralement la reconstruction que vous voyez à droite. E ecco la torre che viene ricostruita nella parte centrale. Et voici la reconstruction de la tour dans la partie centrale. E che consente al castello di ritornare in rapporto con la città. Et cela permet au château de retrouver un rapport avec la ville. Dopo che è stato abbandonato per 200 anni. Après 200 ans d'abandon. Qui vedete la ricostruzione a sinistra della torre centrale e il completamento della torre della munizione. Et là, vous voyez la reconstruction à gauche de la tour centrale et à droite, la manière de compléter, de finir la tour de la munizione, de l'avertissement. Munizione. De la munizione. Qui vedete il momento in cui la nuova torre si appoggia sul sedime della vecchia torre. Et vous voyez comment on s'appuie sur la base de la tour ancienne. La torre. Et qui vedete il rapporto tra le due torri. Et là on comprend le rapport entre les deux tours. E capite quello che mi sta a cuore dirvi, e cioè che l'architettura non è altro che qualcosa che si riforma. Et c'est là que vous comprenez ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est que l'architecture est une chose qui se reforme. Nella lingua italiana, riforma ha un significato doppio. Significa cambiare, changer, ma significa anche dare nuova forma. Et en italien, il y a le même jeu de mots qu'en français. C'est-à-dire que ça se réforme et se reforme une nouvelle forme et un changement. Et qui vedete come il nostro non è che un momento di questa crescita. Et cette croissance, c'est pas seulement un ajout. Tant'è che il percorso generale di questo intervento, che diventa il museo della città, a tel point que le parcours général de ce qui devient le musée de la ville parte dal sottosuolo, dalla terra, dal muro romano, part du sous-sol, de la terre, du mur romain, per arrivare qui, pour arriver là, dove la sommità della torre non è altro che una stanza all'aperto. Où le sommet de la tour n'est rien d'autre qu'un espace ouvert. Che restituisce il castello al rapporto con la città. Qui redonne au château son rapport avec la ville. Tutto questo per dire che questa vicenda del corpo dell'architettura
è assolutamente analoga alla vicenda del corpo umano. Tout ça pour dire que cette histoire du corps de l'architecture est tout à fait analogue à celle du corps humain. Rapidamente alcune immagini della ricostruzione dell'ala ovest, dove vedete l'innesto del muro romano e medievale all'interno delle nuove costruzioni. C'est là que vous voyez sur ces images la manière avec laquelle le mur romain est inséré dans l'aile reconstruite. E poi dentro la terra il rapporto tra il nuovo intervento e l'opus romano. Et sous terre, ce rapport entre le nouveau et l'opus du mur romain. Ecco, ora sempre in Italia, molto rapidamente, voglio parlarvi di un'altra città, una città straordinaria, Perugia. Et toujours en Italie, je voudrais vous parler maintenant d'une autre ville extraordinaire, Pérouse. Ma una città distrutta. Distrutta dagli anni 60 dalla speculazione edilizia. Une ville qui a été détruite largement dans les années 60 par la spéculation immobilière. Perugia è una città come Roma, costruita su tanti colli. Et Pérouse, c'est une ville comme Rome, construite sur plusieurs collines. Ma tutti questi colli sono aggrediti dalla speculazione. Qui ont été agressés par la spéculation. Ho vinto un concorso 15 anni fa per costruire una chiesa in uno di questi luoghi. Paolo ha gagné un concours il y a une quinzaine d'années pour construire une église sur une de ces collines. Questa è un'immagine di Giotto nella basilica di Assisi. Là on a eu une image de Giotto dans la basilique d'Assise. Poco lontano da Perugia. Pas très loin de Pérouse. Giotto ci mostra San Francesco. Giotto nous montre Saint François. E questo grande santo, il santo più importante della storia italiana, riceve gli ordini dal crocefisso. Et Saint François, un des saints les plus importants de l'histoire italienne, et reçoit est ordonné par le crucifix. Il crocifisso dice a Francesco che prima di occuparsi della sua vita spirituale dovrà occuparsi di cose materiali. Et le crucifix dit à Saint François qu'avant de s'occuper de sa vie spirituelle, il va devoir s'occuper d'aspects matériels. E dunque chiede al santo, il santo più rivoluzionario dell'Occidente, quello che ha cambiato la storia della Chiesa. Et donc le crucifix demande à ce saint, le saint le plus révolutionnaire de l'histoire de l'Occident, qui a changé l'histoire de l'Église, di occuparsi di restaurare tre chiese che erano diroccate, distrutte dal terremoto. Qui doit d'abord s'occuper de restaurer trois églises qui ont été détruites par un tremblement de terre. Dunque le misure sono dentro le misure. Et donc, anche la rivoluzione è dentro le misure. Et donc les mesures sont dans les mesures elles-mêmes et la révolution est dans les mesures elles-mêmes. Questo è il luogo dove ho costruito la chiesa, il luogo più sfortunato. Et là, c'est le lieu où j'ai construit l'église, le lieu le plus délaissé, le plus improbable, le plus difficile. Qui ci sono le colline aggredite dalla speculazione. Di là ci sono le colline aggredite dalla speculazione. De tous les côtés, ces collines agressées littéralement par la spéculation. Nel punto più basso c'era rimasto solo un rettangolo, un piccolo rettangolo. Et il restait juste un petit rectangle dans le point le plus bas. Et allora mi sono ricordato di quello che aveva detto Francesco. Et donc je me suis rappelé de ce qu'avait dit Saint François. Perugia è una città costruita su più livelli, in cui le quote altimetriche sono fondamentali. Perugia est une ville construite sur différents niveaux, dans laquelle les cotes altimétriques sont fondamentales. E allora abbiamo deciso di lavorare con la terra. Et donc on a décidé de travailler avec la terre. Una piazza bassa e una piazza alta. En faisant une place basse et une place haute. A collegarle
la Chiesa. Réuni par l'Église. Il percorso di chi entra in chiesa conduce dentro la terra, fino alla cripta. Et le parcours de celui qui entre dans l'église conduit dans la terre jusqu'à la crypte. Il secondo percorso esterno conduce alla piazza alta. Et en revanche, le deuxième parcours à l'extérieur mène à la place haute. Ecco alcune immagini del concorso. Voici des images du concours. E qui vedete un dato interessante, vedete come la sommità dei due edifici, la chiesa e la canonica, invece coincide. Et on voit là une chose importante et curieuse, c'est comment le point le plus haut de l'église et du presbytère derrière sont à la même hauteur. Perugia è una città costruita interamente sulle sostruzioni, che sono architetture costruite sotto le altre architetture. E Perugia è una ville che è costruita integralmente sulle fondazioni antérieures costruite dessous. E allora abbiamo ragionato sulle sostruzioni, quelle che stanno sotto. E on a réfléchi sulla natura de ce qui est là-dessous, de ces fondations. Ma cosa sostengono queste sostruzioni? Ma qu'est-ce qu'elles soutiennent? Sostengono quello che c'è già e che non era ammissibile. Elles soutiennent ce qu'il y a déjà et qui n'était pas admissible. Cercano di dare un piede a chi non ce l'ha. Elles tentent de donner un pied à celui qui n'en a point. I parrocchiani di questa chiesa per 30 anni avevano ascoltato la messa in un appartamento. Les paroissiens de cette paroisse avaient assisté à la messe pendant 30 ans dans un appartement. E allora il percorso introduce attraverso questa spaccatura dentro la chiesa e dentro la terra. L'elemento che ci guida è la luce. Et avec l'élément lumière qui nous guide, le parcours introduit cette fracture qui mène dans la terre. L'altro percorso conduce dalla piazza bassa alla piazza alta. Et l'autre parcours conduit de la place inférieure à la place supérieure. Il rapporto tra la zona pastorale e la chiesa. Et le rapport entre la zone pastorale et l'église. Ancora la sostruzione. Et encore ses fondements. Et la luce che ci porta verso la cripta. Et la lumière qui nous emmène vers la crypte. Poi quando si esce, vediamo là l'unico frammento di paesaggio rimasto. Et quand on sort, on a une vue sur le seul fragment de paysage qui est demeuré intact. Ecco, adesso vi riporto nel nord dell'Italia per un minuto. Maintenant, je vous ramène dans le nord de l'Italie pour une minute. Qui c'è Milano. Milan. Là c'è Rimini. E Rimini. Questa linea che vedete attraversare il quadrante è una strada che si chiama Via Emilia. E cette ligne che vous voyez traverser l'écran c'est la Via Emilia. Questa linea attraversa tutta l'Italia, la Plaine du Po, la pianura padana. Qui traverse toute la Plaine du Po. In mezzo vedete la città di Parma. Au milieu il y a la ville de Parme. E quei piccoli segni rossi che vedete sono i segni della centuriatio romana. E les petits signes rouges que vous voyez, ce sont les signes du marquage des centuries romaines. Vedete invece in quel piccolo cerchio il luogo dove alcuni anni fa ho avuto la possibilità di costruire un'architettura nuova. Et dans le petit cercle que vous voyez là, c'est le lieu où j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de construire une architecture nouvelle. Ecco la Via Emilia che attraversa la città di Parma.
Voici comment la Via Emilia traverse la ville de Parme. Il luogo dove ho costruito è questo. Et là-haut, le lieu où j'ai construit. Siamo a poche centinaia di metri da questa grande strada. On est à quelques centaines de mètres de cet axe de la Via Emilia. Eccola qui. Voilà. Si tratta di un tempio per la cremazione. Cioè il momento in cui il corpo dell'uomo viene trasformato alla fine della vita. Il s'agit d'un crematorium, ce lieu où le corps humain est transformé à la fin de sa vie. Voi potete vedere come il tempio è questo recinto. Et vous voyez comment le temple est cet enclos. Che viene appoggiato a un piccolo cimitero esistente. Qui s'appuie sur un petit cimetière déjà existant. Vedrete come questo tempio ha lo stesso orientamento della grande strada. Et vous verrez que ce petit temple a la même orientation que la grande voie romaine. Dunque, la struttura e la tipologia dell'architettura aderiscono perfettamente alla struttura del paesaggio. Et donc la structure de l'architecture correspond parfaitement à la structure du paysage. Il tempio si compone di tre momenti. Le temple est composé de trois moments. Un giardino dell'accoglienza. Un jardin d'accueil. Il tempio vero e proprio. Le temple lui-même. Il tempio del ricordo, il giardino del ricordo. Et un jardin du souvenir. Ecco. Poi il tempio è questo. Voilà le temple. Il corpo dell'uomo viene trasportato dentro questo primo quadrato. D'abord on transporte le corps dans ce carré. Lì viene salutato. C'est là qu'ont lieu les salutations. Poi viene portato nel secondo quadrato, il piccolo al centro. Et alors après il est emmené dans le deuxième carré plus petit au centre. Che si chiama stanza della luce. Qui s'appelle chambre de la lumière. Per poi passare nel terzo quadrato dove viene trasformato. Pour enfin passer dans le troisième cadre carré dans lequel il est transformé. E poi ritorna dall'altra parte. Et il ressort de l'autre côté. Ritorna cioè alla terra. Et il retourne à la terre. Da sinistra verso destra il corpo entra, sosta e viene salutato sotto questo grande lucernario. È ancora la luce del giorno. Et donc de gauche à droite le corps entre, les salutations et les hommages ont lieu dans cette pièce où encore entre la lumière naturelle par le haut. Ma poi attraverso questa porta passa in un'altra stanza dove la luce è completamente diversa. Mais dans la pièce suivante, la lumière est tout à fait différente. Ecco il tempio nel paesaggio. Voici le temple dans son paysage. Qui vedete un filare di gelsi che i romani erano soliti piantare intorno alle divisioni dei campi. Et là vous voyez une haie de gelsi, et le mot végétal va me revenir, mûrier. Et que les Romains avaient l'habitude de planter pour arpenter le territoire. Questa direzione corrisponde alla direzione della grande strada. On est dans l'axe de la grande rue. Questo invece è il cardo, cioè 90 gradi rispetto. Et à 90 degrés, on a le cardo. Sono gli elementi fondativi che hanno governato il paesaggio per 2000 anni. Ce sont les éléments fondamentaux qui ont présidé à l'organisation du territoire pendant 2000 ans. Il corpo arriva nel giardino dell'accoglienza. Le corps arrive dans ce jardin de l'accueil. Entra sotto il portico. Il entre sous le portique. E arriva alla sala del commiato. Et il arrive dans cette salle de cérémonie.
Qui il corpo si ferma, ma poi, dopo il saluto, viene trasportato in quella stanza. E il s'arrête un moment là e après è trasportato dans l'autre pièce. Come vedete, è una luce diversa. Comme vous voyez, la lumière est différente. Pavel Florensky diceva: che cosa è il sacro? Pavel Florensky disait: qu'est-ce que le sacré? Il sacro è stare in una stanza e vedere una finestra da cui si coglie la luce di un altro mondo. Le sacré, c'est être dans une pièce et voir la lumière par une fenêtre d'un autre monde. La stanza della luce, la chambre de la lumière, in cui il corpo quindi viene salutato attraverso la luce e non attraverso la tenebra. E dans cette pièce, le corps est salué par la lumière e non par la terre. E poi ritorna alla terra. E c'est ensuite qu'il retourne à la terre. Perché la cenere viene sciolta nell'acqua o dispersa nell'aria. Car les cendres sont dissoutes dans l'eau ou dispersées dans l'air. Tutto questo viaggio è parallelo al viaggio che gli abitanti di questa regione compiono ogni giorno per andare al lavoro, a scuola e tornare a casa la sera. Et ce parcours est parallèle à celui que les habitants font toute la vie pour aller au bureau, à l'école, rentrer chez eux le long de la Via Emilia. Dunque il corpo dell'uomo e il corpo del paesaggio, che un grande pittore italiano come Mantegna nel 400 ci riassume in questa immagine del Cristo morto. Et donc le corps du paysage, c'est le corps de l'homme, comme Mantegna, dans ce tableau du XVe siècle, nous le montre sous la forme d'un Christ mort. Non è questa la storia dell'Occidente. Est-ce que c'est pas ça, au fond, l'histoire de l'Occident? Sempre a Parma, ma dall'altra parte della città. Toujours à Parme, mais de l'autre côté de la ville. Ho finito pochi anni fa questa scuola. J'ai fini de construire il y a quelques années cette école. Che si chiama Scuola per l'Europa. Qui s'appelle l'École de l'Europe. Ed è una scuola in cui si insegnano molte lingue, quasi tutte le lingue europee più conosciute. Et dans cette école, on enseigne quasiment toutes les langues de l'Europe. Questa volta non siamo paralleli. Non siamo sulla Via Emilia, ma siamo sul Carso che collega la città all'Appennino. Cette fois, on n'est plus sur la Via Emilia, mais on est sur le Cardo qui relie la ville aux Appennins. Vi mostro velocissimamente in tre minuti queste immagini e chiudo la mia comunicazione. Ancora una volta è un corpo. Encore une fois, c'est un corps. Con un grande chiostro centrale lungo 200 metri e largo 20. Avec un grand chiosque central long de 200 mètres e large de 20. A cui si attaccano le corti delle diverse scuole. E sur cet élément central viennent s'attacher les ailes qui correspondent aux différentes écoles. Le scuole sono aperte verso il paesaggio e la città. Ces écoles sont ouvertes vers le paysage et vers la ville. Mentre il chiostro contiene uno spazio di raccoglimento. Alors que ce kiosque central est un lieu de rassemblement. Il portico di arrivo, l'atrio. Et l'atrium. Il chiostro. Et le cloître, pardon, voilà. Les corti. Les cours. Je dis le kiosque, c'est le cloître. La palestra. Et le gymnase. La palestra et il chiostro. Le gymnase et le cloître.
Il teatro. Le théâtre. Ecco, per 800 anni tutti coloro che dal nord Europa volevano arrivare a Roma, ai mari caldi, a Gerusalemme, dovevano percorrere una strada che si chiama strada francigena, perché partiva dalla Francia. Et pendant 800 ans, tous ceux qui voulaient aller vers Rome, vers Jérusalem, vers les mers chaudes, en venant du nord de l'Europe, devaient parcourir depuis la France cette via francigena. Su questa strada che i pellegrini da alcune decine di anni hanno ripreso a percorrere attraversando l'Europa. Et sur cette voie que les pèlerins se sont remis à parcourir depuis quelques années à travers l'Europe. A un certo punto si lascia la pianura e si sale verso l'Appennino. A un certain moment, elle quitte la plaine et monte dans les Appennins. Dove si scende verso la Toscana e verso Roma. Et de là, on redescend vers la Toscane et Rome. Qui ho fatto ultimamente una piccola cosa che consiste in un punto e una linea. Et là, j'ai construit récemment un point et une ligne. Il punto è una croce, la linea è un muro alto 6 metri e lungo 9 metri. Le point c'est une croix et le trait c'est un mur haut de 6 mètres et long de 9 mètres. Poi c'è una piccola seduta. Et puis il y a un petit espace pour s'asseoir. Questa è l'immagine che i pellegrini di oggi vedono a fianco del percorso della strada. Et ça c'est l'image que les pèlerins d'aujourd'hui voient depuis le parcours. La croce regge il muro e il muro regge il monte. La croix fait tenir le mur et le mur fait tenir la montagne. La cosa più fragile sorregge la cosa più pesante. C'est la chose la plus fragile qui soutient la chose la plus lourde. Il sole nasce di qui. Le soleil se lève de ce côté. Ogni giorno avviene un rito sempre diverso. Et tous les jours un rite différent se passe. Perché la cappella è orientata verso est, verso Roma e Gerusalemme. Parce que la chapelle est orientée à l'est en direction de Rome et de Jérusalem. Con un tempo diverso ogni giorno avviene che il sole nasce e proietta l'ombra verso la croce. Tous les jours, dans une temporalité différente, le soleil se lève et projette l'ombre de la croix. A quel punto l'ombra della croce si muove. Et donc cette ombre de la croix se met à bouger. Si muove sul muro. Elle bouge sur le mur. Fino a depositarsi. À terre. Jusqu'à se poser à terre. Merci.